Ready? Allora, 5, 6, 7. Piove, senti come piove, guarda come piove, senti come viene giù. Hey! Piove, senti come piove, guarda come piove, senti come viene giù. Ragazzi, guardate un po'. Allora, stava, vi assicuro, per piovere, ma poi lo zio Pitte ha cominciato a intonare questa canzoncina e tu guarda un po' che ti viene addirittura fuori il sole! Ciao a tutti amici sportivi! Anzi, ma che dico? Siamo ancora all'interno del congiunti sportivi. State bene? Siete in forma? Allora, colleghiamoci con la nostra postazione e poi partiamo per la nostra puntata di oggi. Ma prima di partire, vi volevo fare una domanda, ragazzi, perché in questi giorni mi sono veramente e clamorosamente stupito, perché ditemi voi, vi prego, vi faccio questa domanda, se mi sono perso alcune puntate del Burioni Show. Conoscete Burioni, no? È quello scienziato che aveva fatto tutte quelle previsioni del tipo: tranquilli, non succede nulla, non ci sarà bisogno di mettere mascherine e nient'altro, e poi insomma sappiamo come è andato a finire. No, chiedevo se Burioni aveva dato qualche notizia riguardo all'utilizzo della mascherina in automobile da soli. Perché o mi sono perso una puntata del Burioni Show, o altrimenti la trovo una soluzione abbastanza inquietante. La cosa è che si ripete per un sacco di persone. Allora mi chiedo se c'è stata un'avvisaglia, qualcuno che ha detto: guarda che gira anche in macchina da solo il virus, attenzione, mascherina anche quando guidi da solo, ma che mi sembra una cosa assolutamente fuori luogo e priva di ogni fondamento. Così come anche in macchina, io presumo che non ci si possa ora riunire con dei conoscenti, ma si debba essere soltanto fra congiunti. Se si è fra congiunti, quindi sappiamo che siamo immuni. E se siamo immuni, perché in due usare la mascherina in macchina? È una domanda che vi faccio. E se sapete qualcosa in più di quelle notizie che magari mi sono sfuggite, fatemele sapere, perché mi manca veramente un pezzo di questa storia che ha davvero dell'inquietante. Ragazzi, siamo già in alcuni collegati. Oggi finalmente è venerdì. Siamo alla fine della settimana, siamo decisamente in un altro contesto, siamo un po' più, diciamo, a permessi allargati. Dal 18, dalla prossima settimana, molte attività, la maggior parte delle attività riprenderanno il loro normale corso, si ritorna gradualmente alla normalità e anche il nostro weekend ciclistico è alle porte, non del tutto nella normalità, perché mancano effettivamente tanti pezzi all'appello, però insomma siamo alle porte di una settimana. Si presume per i più lavorativa, e finalmente si arriva al fine settimana. Fine settimana alle porte, si comincia già a gustare quello che sarà appunto il fine settimana. Ci sono tutti i preparativi, c'è questo senso di attesa che crea quell'ansia buona, quell'ansia positiva. I preparativi sono i soliti, ci si organizza per il giro, anzi, meglio dire, ti organizzi per il giro, visto che siamo ancora ovviamente nel contesto di si gira da soli o abbondantemente a distanza di sicurezza. E poi magari il venerdì è quel giorno in cui prepari tutto il tuo armamentario. Se magari devi fare un giro corto, ti attrezzi per un giro corto; se un po' più lungo, ti adegui un po' di più. Il venerdì è il giorno del pelo. Solitamente, almeno qua, è usanza il venerdì farsi il pelo. Non lo so se voi quest'anno rispondetemi anche a questa domanda, oggi ve ne faccio un sacco. Avete previsto di tenere per questa stagione fino al rinnovo dell'assembramento del gruppo di tenere il pelo rustico, o avete provveduto a mantenere sempre la gamba lucida, pulita e bella depilata? Fatemi sapere nei commenti, c'è qualcosa da appunto chiacchierare durante la puntata di oggi. Puntata di oggi che si vuole ovviamente occupare di un sacco di argomenti che, se ne avete voglia, li possiamo mettere in campo; altrimenti abbiamo selezionato degli argomenti che riteniamo possano essere pertinenti
al periodo, visto e considerato che noi ogni volta che ci si incontra cerchiamo sempre di fare focus, di analizzare un po' il periodo nel contesto in cui ci si trova. A proposito, prima di iniziare la nostra chiacchierata di oggi, nel core della nostra chiacchierata che prevede su come organizzarsi al meglio, su come porsi al meglio i propri obiettivi, volevo ringraziarvi per quelli che sono stati i tantissimi feedback di questa settimana rispetto alla proposta che abbiamo fatto settimana scorsa, vale a dire di turbo training con anche gli audio training. È un pacchetto, diciamo, vocale che abbiamo addirittura fatto tanto tempo fa, non è mai andato nel dimenticatoio, ce ne sono stati sempre diversi di nostri amici ciclisti che lo hanno utilizzato, ma a volte quando diventa consuetudine, non è abitudine dire guarda che lo sto utilizzando e mi fa, diciamo, compagnia, mi serve per avere l'input, per avere i tempi giusti per i lavori determinati che ci sono da fare. È un po' quando vi mettete le cuffiette, una playlist dei vostri lavori specifici che avete scelto di fare in quella determinata giornata. Gli audio training sono una dozzina e abbracciano un sacco di caratteristiche del ciclismo su strada. L'abbiamo ideata diverso tempo fa, sono accompagnati questi audio training da una serie di tabelle di allenamento che hanno una copertura su 12 settimane di lavoro, come ho detto anche settimana scorsa, ripeto ancora per promuovere questa iniziativa che ritengo ancora sia particolarmente interessante per supportare, per sostenere, per arricchire le vostre uscite in solitaria. Turbo Training ha tutta una serie di disegni, di architetture di allenamento davvero molto variegate che possono soddisfare coloro i quali abitano in pianura piuttosto che quelli che abitano in zone miste fra pianura e collina e anche a quelli che vivono in montagna e in alta montagna. Ce n'è veramente per ogni. I pacchetti, appunto, ripeto, sono su 12 settimane e queste 12 settimane vanno un po' a riempire, a colmare quelle che sono le tue uscite in solitaria che magari inizialmente, come abbiamo previsto settimana scorsa, potevano essere sì, assolutamente desiderose perché dopo 2 mesi di costrizione fra le quattro mura, qualsiasi cosa ci fosse stata concessa, evidentemente era un privilegio, ma dopo una settimana, 10 giorni, che fai sempre un po' le stesse cose, arrivi anche un attimino ad avere la necessità, il bisogno di variegare e il motivo appunto per poter variegare con cognizione di causa lo abbiamo identificato con Turbo Training e in allegato questi audio training. Allora, Andrea Scano, saluto tutti gli amici sardi, saluto gli amici, pensate un po', facciamo un volo, attraversiamo quasi tutta la nostra penisola, a dire il vero non proprio, attraversiamo dal basso all'alto, ma la smezziamo un attimo, dalla Sardegna rientriamo sul continente, voliamo verso il Trentino Alto Adige e saluto Valeria Braiato e i tanti amici che ci sono ovviamente dalle parti del Trentino Alto Adige, che francamente non vedo l'ora di andare a trovare, soprattutto anche per fare veramente un giro in quelle che sono, ragazzi, ce le abbiamo soltanto noi, le Dolomiti, è un patrimonio che possediamo soltanto noi italiani e quindi, insomma, conserviamocele, godiamocele ancora di più in questo periodo, in questa, diciamo, situazione dove il Made in Italy deve essere assolutamente sostenuto, frequentato e amato, perché evidentemente, insomma, viviamo, ditemi se non è così, nel paese più bello del mondo. Penso che non ce ne sia assolutamente per nessuno. Allora, Massimo Sala, che saluto, gamba rigorosamente depilata dal 4 maggio. Grande Massimo, assolutamente ligio al dovere. Saluto Luca Tanzilli, quindi facciamo un trasferimento e andiamo verso
l'Abruzzo, anche con gli amici dell'Abruzzo abbiamo un appuntamento in sospeso e assolutamente una parola data non deve venire a meno, e appena ce ne sarà la possibilità faremo un weekend che abbiamo fatto un paio di anni fa, ma solamente e con piacere per lavoro, ma la volta successiva, come ci eravamo promessi, accantoniamo il lavoro e ci occupiamo soltanto di vivere insieme la nostra passione, cioè di passeggiare, andare in giro in bicicletta. E anche in Abruzzo, ragazzi, ma che posti, che paesaggi ci sono! È veramente una cosa meravigliosa, tutto il nostro territorio, quindi sfruttiamocelo veramente al massimo. Se avete testimonianze, ragazzi, vi prego, fatelo pure, è molto interessante sapere come ve la state passando, come vi siete organizzati. Intanto Valeria diceva ti aspettiamo Pete, tranquilli che si viene. Naldo Lemme dalle parti anche lui dell'Abruzzo, sicuramente troveremo il modo per incontrarci. Abbiamo anche Francone Scarpone dalla Spezia, una delle zone d'Italia anche queste non solo ciclisticamente ma ciclisticamente parlando è una zona veramente meravigliosa, accosti le situazioni fra mare e colline, sono degli scenari veramente unici ed incredibili. Alessio Fumagalli, andiamo un po' più all'interno, andiamo verso il Varesotto più o meno, Milano, Interland eccetera eccetera, facciamo un altro passaggio ancora, andiamo giù verso la Calabria e saluto Salvatore Montanariello, la conosco abbastanza bene perché veramente una vita fa sono venuto per un paio di stagioni a fare vacanza, ero aspetta un attimo che non me lo ricordo più, io poi per le location sono veramente un disastro, si chiamava Soverato e mi ricordo di una salita che era bellissima, peraltro mi ricordo anche che avevano appena fatto l'asfalto e quindi era meraviglioso, sembrava un biliardo, se buttavi giù una pallina da tennis non rimbalzava, si chiamava Serra San Bruno, sì me lo ricordo molto bene, zone anche quelle assolutamente meravigliose. Poi salutiamo gli amici siciliani, ne abbiamo davvero un sacco anche in Sicilia e anche in quella regione, sarebbe veramente bellissimo farci un fine settimana o qualcosa in più per viverla, per soprattutto stringere la mano a tutti quelli che sono gli amici del metodo Pite. Poi saluto Marco Labò che mi pare sia delle zone del Milanese, più o meno dovremmo essere sì in quelle zone. Saluto Salvo Caruso che ai piedi dell'Etna sicuramente uno dei rappresentanti più autorevoli per quanto riguarda la zona siciliana. Saluto Federico Ceresoli dalle mie parti verso il Reggiano, confine modenese, confine mantovano eccetera eccetera. Sì, insomma, Alberto Gnocchi da Piacenza, Sandro Fornaciari da Reggio Emilia. Siamo davvero in un sacco e mi piace insomma salutarvi tutti quanti, come mi piacerebbe ovviamente ancora di più poter ovviamente fare insieme un po' di tempo. Lo abbiamo fatto in diverse occasioni, un ritrovo, un raduno dei guerrieri del metodo Pit, l'abbiamo fatto per 3-4 stagioni, l'abbiamo sempre scelto Riccione in quanto una zona abbastanza centrale dell'Italia, così che potesse essere raggiungibile da parte di tutti gli amici appunto di provenienza sia dal sud che dal nord. Abbiamo fatto un sondaggio questa settimana, un sondaggio ovviamente relativo al periodo, giusto per sentire un po' quelle che sono le vostre reazioni, e la domanda era: come procede il tuo allenamento in solitaria? Ok, quindi è stata anche mezza provocatoria perché mai si sarebbe voluto sentire ma io esco con un paio di amici quindi non mi tocca. Bravi, proseguiamo così, ancora un po' di pazienza. Se vogliamo uscire con gli amici manteniamo le distanze che ci sono da mantenere, poi se in cima alla salita ci si arriva ovviamente distaccati, benissimo, ma poi in cima si può evidentemente chiacchierare insieme e stare un po' in compagnia. C'era stato un messaggio questa settimana, non mi ricordo, da parte
di chi, ma era stato bellissimo. Poi replicare la battuta mi viene un po' difficile, però recitava più o meno in questo modo. Allora, sì, ragazzi, ci possiamo trovare anche se magari il periodo non ce lo consente dell'assembramento. Noi ci troviamo a distanza, ovviamente di sicurezza, prima della partenza. Poi tanto la salita ci pensa lei a fare il distanziamento sociale. Più o meno era questa la battuta, anche perché in salita evidentemente ognuno ha il suo passo e quindi è abbastanza difficile rimanere attaccati, così come lo si può magari ricreare in pianura. Saluto Gelsomino Bellettati da Cinisello Balsamo, un amico dalla Lombardia, così come Gianfranco Arrigoni, penso che anche lui sia dalle parti, no, non credo, dalle parti della Lombardia o dalla Liguria, una cosa del genere. Con Gianfranco, tra l'altro, abbiamo anche condiviso una gara in mountain bike insieme, ma non mi ricordo la location di preciso. Dice Gelsomino, ciao, viva il metodo Pitt, grazie mille. Viva soprattutto gli amici del metodo Pitt. Poi saluto, ed iniziamo anche ad entrare nel merito della puntata di oggi, saluto Romano Sara Brunelli, penso di non sbagliarmi, dal Lago di Garda, così prendiamo a compasso tutto il territorio. Non mi ricordo se è dalla parte veronese o se dalla parte trentina, penso di più dalla parte veronese. Ciao Romano, sicuramente avremo l'occasione anche di incontrarci in bicicletta. Gianfranco Arrigone dice sul confine del Piemonte. Allora, il sondaggio di questa settimana, mi stavo per dimenticare, se procede tutto bene il tuo allenamento in solitaria. Beh, le risposte che abbiamo inserito erano due, più tante magari diciamo definizioni particolareggiate che avete aggiunto voi, ma il sondaggio: mi diverto, sì, o mi annoio incredibilmente. Beh, ragazzi, diciamo alla domanda se tutto procede bene l'allenamento in solitaria, pensate un po' che determinazione e che cinque dita di pelo sullo stomaco hanno i nostri amici del metodo Pitt. Beh, sentite, il responso è stato che per il 95% degli aventi diritto, così coniamo anche il termine dei referendari, hanno detto sì, mi diverto a girare da solo. Soltanto il 5% ha messo la X sul fatto che uscire da soli ci si annoia. Allora, entriamo nell'argomento, nel merito di come porsi degli obiettivi. Saluto anche per la par condicio, visto che mi è appena apparso, Beppe Todisco, che saluto e abbraccio dalla Puglia, dove anche in Puglia abbiamo un sacco di amici. Non so se è in diretta, ma solitamente c'è il buon Domenico Mazzocca, e poi abbiamo anche Roberto Susca, Luigi D'Amico. Ne abbiamo davvero un sacco anche appunto nella zona della Puglia, che francamente io non ci sono mai stato in Puglia. Pensate un po' che disgraziato che sono, non sono mai stato da quelle parti e penso che ne valga la pena non soltanto per una vacanza di mare, ma anche per una vacanza in bicicletta, perché mi pare che ci sia un doppio territorio, sia quello pianeggiante sulla costa che quello un po' più sull'interno, dove è ricco di sali e scendi. Naldo Lemme, buongiorno. Sarà il CCT che permette di preferire quasi sempre la presa bassa. Ok, allora probabilmente CCT non è una sigla russa o un codice segreto militare. Assolutamente, è l'acronimo di Core Cycling Training, un programma di allenamento funzionale che abbiamo inserito quest'anno nella programmazione invernale del metodo Pitt, insieme al professor Carbonieri, che era l'asso di briscola, assolutamente il plus di questo prodotto, perché l'esecutore, cioè un tronco di legno ingessato, era il sottoscritto e quindi ha dovuto in un certo senso provvedere a slegare il sottoscritto e a fargli
svolgere degli esercizi che inizialmente erano svolti in maniera imbarazzante, poi nel proseguo della stagione diciamo che mi sono un attimino sciolto ed ho avuto un impatto leggermente più decoroso. Però attraverso questo periodo e questo programma di allenamento ci sono tante testimonianze che emergono. Fra le tante c'è anche questa segnalazione che è molto importante. Ne abbiamo parlato settimana scorsa o in qualche puntata fa di quanto sia importante e fondamentale riuscire ad andare in maniera disinvolta sulla tua bicicletta da corsa in presa bassa, posizione che invece per credenze popolari, per leggende metropolitane, molte volte non la si prende in considerazione perché è riservata solamente a una platea di professionisti o quelli che fanno le gare o quelli che fanno le volate. In realtà non è così, ma penso che un po' l'educazione ciclistica i nostri amici del metodo Pit l'abbiano già conseguita e alla grande. E la presa bassa è una posizione dovuta verso la quale dobbiamo essere disinvolti, dobbiamo essere naturali, sciolti. Molte volte è a monte, evidentemente, la posizione biomeccanica che per la sua, ovviamente, i suoi spostamenti ti mette in condizione di poter raggiungere la presa bassa in maniera facile e disinvolta, ma è anche la pratica, perché essendo una posizione evidentemente un attimino più forzata, ci si deve riservare un po' di tempo. Ma non solo, in terza battuta, la metto in terza battuta, quindi posizionamento ideale, adattamento a questo tipo di atteggiamento in presa bassa e poi anche degli esercizi che sono all'interno di core cycling training, sono degli esercizi di flessibilità, appunto di core stability, che ti danno una ampiezza per quanto riguarda la tua flessibilità, la tua coordinazione, la tua predisposizione fisica e raggiungi, ottieni appunto la posizione in presa bassa con una disinvoltura maggiore. La testimonianza di Naldo Lemme è che il CCT ha concorso probabilmente al raggiungimento di questo obiettivo, ne è un dato di fatto. Anche i nostri amici, insomma, seguono quello che è stato, a nostro dire, un percorso estremamente importante. Poi salutiamo Raffaele Bertolucci. Ciao Pitone, sei sempre il mio capitano. Ragazzi, con Raffaele l'ho sempre detto e lo ridico ancora, quindi qui stavolta gli do un po' il bastone e la carota, perché il buon Raffaele, insieme a William Salvioli, è fra gli attori principali di un segmento del ciclismo eroico veramente di altissimo livello. Loro sono stati in nazionale, hanno preso parte alle manifestazioni più importanti e più prestigiose che ci sono sul calendario nazionale ed internazionale. Pensate che Raffaele è appena andato in pensione, ma per tante cose che ha da fare non siamo ancora riusciti ad organizzare una serata, un'intervista, dove ci raccontano un po' la loro storia. È una storia, vi posso garantire, bellissima, per la quale varrebbe la pena veramente mettersi sul divano con un bel bicchiere d'acqua, un bicchiere di vino e ascoltare le avventure di queste due persone squisite in tutti i sensi, ma soprattutto raccontano una storia ciclistica che va veramente oltre ogni immaginazione. Sono persone normalissime che hanno fatto cose straordinarie e non sono partiti con un background clamoroso. William è approdato al ciclismo non tantissimo tempo fa e ha fatto cose straordinarie. Raffaele ha fatto ciclismo da ragazzino, ha poi avuto lavorativamente parlando uno stop, poi ha ripreso e da lì, anche lì, ha avuto insieme a William questa storia veramente meravigliosa. Magari chiedetelo anche voi a gran voce, che si facciano avanti Raffaele Bertolucci e William Salvioli, proprio per raccontarci una storia che vi posso garantire vi rimarrà nel cuore, perché è una storia davvero appassionante, ma davvero bellissima. Gabriele Superchi, a parte che Raffaele e William sono delle mie zone, quindi salutiamo anche la zona dell'Emilia Romagna. Marco Fiorini, ti ho visto domenica, salita a Tre Croci, sopra Scandiano in solitaria. Oh, meno male che uno testimonia a mio favore che ero assolutamente da solo, come si sta facendo ultimamente. Marco,
Non so se ci siamo mai conosciuti, ma la prossima volta urla Pitt o di quello che vuoi, urla Pirla, che è in giro lo stesso, scherzo, e mi farebbe molto piacere magari a distanza, manteniamo i 2 metri della carreggiata o più e ci facciamo 2 chiacchiere molto volentieri. Gabriele Superchi, l'abbiamo salutato un sacco di volte, lo saluto ancora quest'anno, il nostro uomo più veloce del mondo, il nostro cronoman d'oro, Gabriele Superchi da Viterbo, Silvio Donati da Torino, e insomma, ragazzi, il gruppo è sempre molto numeroso. Fabrizio Meschieri, anche lui delle nostre parti. Adesso non lo so dove si è trasferito Fabrizio, se è rimasto qui o se è andato in qualche altra zona. È un po' di tempo che non lo vedo. Fammelo sapere, Fabri, se sei ancora un carpigiano o se è andato, se hai emigrato, sei diventato un extracomunitario. Scherzo, ci mancherebbe. Allora, ragazzi. Abbiamo detto l'argomento di oggi che voleva essere l'argomento degli obiettivi. E in questo periodo volevo anche sottolineare un'impresa che è appena stata portata a termine da un nostro amico simpatizzante, ho avuto l'occasione di conoscere Marco Lapelosa, è una persona squisitissima, davvero deliziosa come carattere, davvero speciale. Mi fa veramente piacere averti conosciuto, conosco anche un po' la sua storia e in questo periodo dove può riguardare tanti di noi il fatto di non avere degli obiettivi, non avere qualcosa su cui trovare il motivo per allenarsi e chiaramente rimane sempre in cima a tutte le nostre preferenze in quanto amanti della bicicletta. Il solo fatto di poterci andare sopra, di cavalcarla, di ovviamente attraversare le nostre strade è già qualcosa di assolutamente meraviglioso. Però mi sembra che sia un po' così, come si può dire, secondaria e non solo la voglia, il desiderio di confrontarsi. La cosa più naturale per il ciclismo è con il tuo compagno, ovviamente, di battaglie, è quella di cimentarsi con altri ragazzi che praticano ciclismo e confrontarsi con dei percorsi che hai fatto l'anno prima per riuscire a fare o lo stesso tempo o addirittura migliorarlo. Insomma, c'è poco da dire, ragazzi, la bicicletta è competizione, la bicicletta è una sfida e c'è sempre bisogno di porsi degli obiettivi. In questo periodo storico che non c'è la possibilità di confrontarsi se non con se stessi, può diventare sicuramente interessante una delle prove verso la quale tutti possono assolutamente partecipare. Magari se ne volete sapere qualcosa in più, vi daremo i moduli di iscrizione, dove farlo, come farlo e che cosa serve per poter ufficializzare questo brevetto, questo attestato. Mi riferisco ad una prova che si chiama Everesting. Ce ne sono stati tantissimi di amici del metodo Pite. Gli ultimi che ricordo con tanto piacere sono Davide Piccirilli, che lo ha fatto lo scorso anno, e sempre lo scorso anno un carissimo amico che ho avuto l'occasione appunto di conoscere in maniera più insomma approfondita è Mauro Cappelletti, che l'ha fatto in quel del Muro di Sormano. Anche quella è stata un'impresa veramente straordinaria. Di che cosa si tratta l'Everesting, ragazzi? Allora, la quota da raggiungere, il dislivello da raggiungere sono gli 8.848 metri di questa cima. Che tu li faccia facendo 1.852 volte, tiro a caso, un cavalcavia dell'autostrada, o che tu faccia 6 volte lo stelvio, non importa, l'importante è arrivare entro un certo tempo limite, che francamente ora non conosco, ma chiaramente c'è un tempo, non ci puoi mettere 3 giorni per fare questo Everesting, anche perché sarebbe non troppo adeguato il fatto di riposarsi, ricominciare, insomma sarebbe una sfida troppo facile e nemmeno è consentita. Quindi mi pare che ci sia un limite entro il quale è ragionevole questo limite, ma lo si può ci si può tranquillamente stare dentro, perché non si vince il premio chi lo fa
in minor tempo, anche se chiaramente fra amici, fra competitor se ne tiene conto, ma quello che è più importante è riuscire a portare a termine una prova del genere, perché solitamente coloro i quali l'hanno portata a termine l'hanno fatta in un'unica soluzione. Un'unica soluzione, ragazzi, un dislivello di 8.848 metri ci vuole una preparazione importante, ci vuole una determinazione straordinaria e una forza mentale oltre ogni limite. Queste sono le tre caratteristiche fondamentali. Appunto, stavo dicendo che tu puoi scegliere la cosa interessante che potrebbe magari suscitare anche l'interesse ad alcuni di voi, individuare quella che è la vostra salita di riferimento che conoscete anche particolarmente bene. Il suggerimento sarebbe quello di non scegliere una salita particolarmente ripida, cioè che abbia pendenze in doppia cifra, perché magari fino a metà del percorso potrebbe essere sostenibile, ma poi la forza evidentemente è una delle caratteristiche che vengono a meno in maniera più evidente durante appunto lo svolgimento di questa prova, e succede che insomma ci si potrebbe anche rimanere in mezzo. Attenzione, non ci si deve preoccupare, non ci si deve abbattere, anzi potrebbe essere anche fare un Everesting intermedio per preparare poi quello ufficiale, quello definitivo. Ci sono dei passaggi che sono importanti per conseguire questo risultato, e appunto sentendo questi amici che hanno riportato le loro testimonianze, lo hanno fatto all'interno del Peak Club, ma con grande piacere lo hanno fatto anche personalmente con il sottoscritto, e ho cercato di cogliere quelle che sono state un po' le fasi fondamentali della buona riuscita di questa impresa. Numero uno, fare una sorta di ricognizione del percorso capillare, molto importante, sapere per bene che non ci siano dei problemi a livello di asfalto, vedere se sono delle zone non troppo ombreggiate che possono eventualmente portare ad un cambio di temperatura un po' troppo netto. Tenete conto che molte di queste ripetute si fanno anche di notte, quindi ok, a salire non hai problemi, ma poi magari a scendere ce ne sono ovviamente di più evidenti. L'attrezzatura è importante, il dislivello è importante, l'alimentazione è importante, il supporto meccanico è importante, bisogna organizzarsi di conseguenza, avere una postazione in cima alla salita dove tu possa avere magari un attimo di refrigerio, un attimo ogni tanto di pausa, mi viene da dire quei 10 minuti ogni tanto per mettere un po' le gambe in alto, magari se hai bisogno di fare qualcosa a livello di espulsione ovviamente hai un posto dove poterlo fare. Hai bisogno anche di un supporto tecnico e meccanico, perché qualora dovesse succedere qualcosa e casomai ti succede veramente a pochi chilometri dal raggiungimento della vetta, sarebbe un sacrificio sprecato annullare la tua prova perché magari ti si è tagliato un copertone e non avevi un copertone di scorta. Insomma, sono tutti dei piccoli dettagli che sono fondamentali per il raggiungimento di questa impresa, che però sono convinto che al di là di dire con i propri amici guarda, ci sono riuscito a fare questa impresa straordinaria, io quello che ho colto dall'esperienza di questi ragazzi non è neanche tanto verso gli altri fare conoscere questa impresa che hanno portato a casa. È un'impresa che ti rimane dentro, è un'impresa che te la porti dietro come un'esperienza straordinaria per tutta la vita. Te la ricorderai sempre, avrai sempre dei momenti, avrai sempre dei flash, delle foto di quella giornata che rimarranno indelebili, sono incancellabili. E quindi è un'esperienza veramente molto forte verso la quale vi magari non dico invito, ma visto che siamo un po' carenti di obiettivi, perché no? Nella tua salita vicino a casa, una salita magari fra il 6-7% sarebbe l'ideale.
discretamente lunga, così insomma fai in tempo ad accumulare del dislivello, i chilometraggi sono anche un attimino più digeribili se sono spalmati su una distanza un po' più lunga, se è un po' più lunga anche in discesa hai il tempo per poter recuperare e per poter eventualmente anche mangiare. Sincerati che appunto l'asfalto sia tutto corretto e non gettare appunto proprio nel cestino l'ipotesi di poter portare a termine un'impresa di questo tipo. Più che altro, ripeto, non agli occhi dei tuoi amici che hai fatto l'impresa della vita, ma sono certo di poter dire che sia un'impresa che rimane tua per sempre, nei ricordi più belli della tua carriera ciclistica. Allora, salutiamo altri amici vicino casa, saluto Cristian Braghiroli, ci incontriamo soltanto di sfuggita. Ciao Cristian. Facciamo che il prossimo giro, domani, se ci vediamo, fermiamoci un attimo, che facciamo due chiacchiere che da una vita che non ci si vede, così come Frank Aldrovandi, anche lui dalle mie parti. Saluto dalla Toscana Alessandro Pasqui e tutti gli amici appunto toscani, così come Ciro Gallo, che penso che anche lui sia e faccia parte appunto della regione toscana. Poi abbiamo collegato Andrea Facchinelli, che saluto, Pino Clemente, Pietro Giannasi, Salvatore Di Gregorio, Walter Toppazzini, Marcello Daniel Buenanno, perdonami se ho pronunciato male il tuo nome, se magari mi volete fare sapere di dove siete e se volete anche come ve la state passando, sarebbe veramente molto piacevole saperlo. Cesare Filippini, ciao Pitte, io ti aspetto sotto al muro del muraglione della Magliatica, poi sicuramente la distanza sociale verrà da sola. Però delle volte come si fa con degli amici che conosci da una vita, che hai una voglia matta di vederli perché è un sacco di tempo che appunto non c'è il contatto, e quando li vedi penso che sia ancora più terribile, ancora più drammatico non poter fare quello che ci viene naturale, o una stretta di mano o un abbraccio. Penso che sia una delle cose a livello umano più belle e più dolorose che ci hanno tolto in questo periodo. Speriamo veramente si azzeri quanto prima, perché questo distanziamento, io lo dissi anche all'inizio, una delle cose che mi ha fatto più effetto è il tuo miglior amico, una persona con la quale il giorno prima ci eri a un centimetro, vederlo quasi come se sia una persona sospetta o chissà che cosa abbia dentro di sé, eccetera, eccetera. Insomma, situazione un po' effettivamente non proprio fra le più gradevoli, ma cominciamo già, ragazzi, a vedere un po' il traguardo. Diego Sartore, Manuel Mambu Malbusi, lo saluto e l'abbraccio tantissimo, il piccoletto del gruppo. Una volta abbiamo fatto una foto, io e Manuel, ho dovuto mettergli uno sgabello sotto perché insomma lo prendo sempre in giro, è piccolissimo, è 1,69 m, però mi sono sbagliato, è 1,96 m. Sono io che sembro un tappo nei suoi confronti, io che ci ho messo il seggiolino sotto. Ciao Manuel, un abbraccione, a prestissimo. Ci saluta Diego Sartore da Genova e anche Salvatore Di Gregorio dalla Sicilia. Oh, che bello, bellissimo. Altri obiettivi, ragazzi, per chiudere un po' il cerchio, ho voluto parlare di questo Everesting, perché francamente io non sono mai stato un tipo alla ricerca di questo genere di situazioni. A me è sempre piaciuto fin da ragazzino fare le corse o in circuito, insomma l'importante è che ci sia la competizione. Questo genere di, diciamo, conquiste non l'avevo mai preso in considerazione, ma devo dire che ce l'ho nel mirino, mi è venuto questo barlume di ipotesi di tentativo di Everesting in una salita che ho vicino a casa mia. Mi piacerebbe
tantissimo. La sfida è che è a doppia cifra, non è particolarmente lunga e ci sarebbe da ripetere veramente una, mi pare, sessantina di volte. Sono 2 chilometri fra il 12 e il 14%, bella croccante. Ci sto pensando, mi sta solleticando l'idea e perché no? Se abbiamo bisogno di prenderci per mano e di trovare un po', magari non so, l'input, creiamoci l'assist insieme per darci un obiettivo, dai, mettiamolo lì, fra un mese conquistiamo l'Everesting. Poi ci possono stare in mezzo anche delle cose bizzarre, perché guardate, la testimonianza di Marco Lapelosa, che ha fatto l'Everesting, penso che abbia disegnato un percorso a fianco di casa sua, praticamente un po' con dei sali e scendi, è ondulato. Lui penso che l'abbia evidentemente tracciato, ne ha estrapolato il dislivello e penso che l'abbia ripetuto. Ora vado a memoria, non penso di sbagliarmi più di tanto, pensate un po', lo ha ripetuto 338 volte per portare a casa il dislivello che vi dicevo. Abbiamo la testimonianza. Allora, diceva, io farò l'Everesting se e tu fai una 600 con me e Willy. No, ragazzi, no. Qui mi prendete veramente con, non dico la finezza, non mi potete prendere così, dai, ragazzi. Vabbè, insomma, ci ragioniamo. Io su queste distanze non sono francamente troppo ferrato, avrei bisogno del vostro sostegno. Magari, visto che siamo un po' in assenza di obiettivi tutti quanti, potremmo anche evidentemente scambiarci gli obiettivi. Tu fai una cosa che io mai avrei immaginato e voi viceversa. Potrebbe essere una cosina interessante. Intanto saluto Roberto Biagioni, che ci chiama dalla Garfagnana. E insomma, ragazzi, ma voi abitate tutti in zone che sono straordinarie, mamma mia. Alberto Colangelo, ciao Fabrizio, io sono in provincia di Alessandria, confine con la Liguria, mi sono iscritto in Liguria su sfide da fare in salite, totale 18 più 3 percorsi prestigiosi, tutti in beneficenza per l'ospedale Gaslini di Genova, spero di leggere bene, per ora aspetto il via per andare in Liguria. Questa è un'iniziativa veramente bellissima, non l'avevo mai sentita una cosa del genere. Complimenti a chi ha avuto la geniale idea di appunto attivare un percorso del genere. Se ho intuito bene, praticamente è stato istituito un percorso che poteva un po', diciamo, seguire il percorso di una gran fondo. Uno si iscrive, lo fa da solo, porta a casa il brevetto, quindi è stato diciamo designato di avere portato a termine questa prova, e il ricavato, che immagino sia il costo dell'iscrizione, vada in beneficenza a questo ospedale appunto della, di Genova. Iniziativa bellissima, straordinaria, complimenti. Se se ne può sapere qualcosa in più, potrebbe essere magari anche motivo di interesse per altri organizzatori nell'attivare delle cose di questo tipo. A scopo, per noi appassionati, sono senz'altro molto coinvolgenti, come diciamo noi qua, fare una cosa del genere a un ciclista è come invitare un'oca a bere, quindi è facilissimo attirare attenzione, ma nel contempo evidentemente si riesce anche a fare, e ce n'è tanto bisogno, del bene verso una categoria, quella ospedaliera, che sinceramente ne ha davvero tanto tanto bisogno. Altre cose che possono essere stimolanti, che mi sono un po' appuntato in questa conversazione, sono anche, non racconto evidentemente nulla di nuovo, sappiamo tutti dell'applicazione Strava, che ha dei com disseminati in qualsiasi territorio, ma al di là del com, al di là appunto
dell'avere abbattuto un personal record, adesso in questo periodo, visto che non c'è la possibilità di competere con gli altri amici, si potrebbe disegnare dietro casa o nel percorso in cui uno solitamente accede ai suoi allenamenti, cercare un anello dove fare una sorta di best time, il tuo com, ma il tuo com. Poi magari stai un paio di giorni senza fare questo circuito, puoi fare un po' di allenamento magari basato sulla forza, puoi fare un po' di allenamento basato sul ritmo e vai ancora nel circuito che ti sei autodisegnato e vai a vedere se lo hai migliorato il tuo personal record oppure se è rimasto stabile. Questa potrebbe essere eventualmente un'opzione da inserire giusto per arricchire, per darci un po' un briciolo di energia, di soddisfazione ai nostri allenamenti. Ci potrebbe essere anche la volata dei 150 metri, potrebbe essere una cosa anche molto interessante. Si può prendere il picco della velocità raggiunta, si potrebbe prendere il picco del wattaggio che hai ottenuto. Insomma, sono tutte quelle cose, se vuoi leggere, se vuoi per chi magari dice io non faccio delle competizioni, potrebbero anche risultare insignificanti, però io sono sempre convinto che un po' il sale, il pepe del nostro sport passi anche attraverso appunto delle prove che ci mettono un po' a confronto, soprattutto noi stessi. E ovviamente per cercare di migliorarci ci sono dei sistemi, ci sono dei programmi di allenamento che ti permettono di migliorare se sei carente in potenziamento, se sei carente in forza, ci sono esercizi mirati per la forza. Se sei carente appunto di attività anaerobiche, ci sono gli strumenti per poter migliorare in quella branca. Insomma, arricchire l'allenamento anche trovando queste soluzioni può diventare senz'altro più interessante. Salutiamo anche da Bologna Fabio Fagioli, che questa settimana, ragazzi, è entrato nelle memorie di quello che sarà, non posso ancora dire, un progetto che vi ho accennato così velatamente nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, ma sta per partire un progetto enorme per quanto riguarda la piattaforma Metodo Pitte e poi ne stanno per uscire diversi altri ancora, ma al momento opportuno ovviamente vi aggiorneremo su quanto appunto ci sarà di grandi novità sulla nostra piattaforma che si occupa, lo ricordo per chi magari è di transito e si chiede ma chi è sto pirla? Sono un ragazzo di una volta che si occupa di fare dei video allenamenti per ciclisti, un po' di intrattenimento fra ciclisti. Bene, Fabio mi ha fatto un favore che nelle mie memorie, ovviamente in tempi restrittivi come questi, voleva dire perderci almeno una giornata, vabbè, insomma, ha avuto una soluzione davvero brillante e mi ha risolto un problema, enorme. Grazie mille, è stato veramente molto ma molto gentile. Saluto anche Carlo Arcarisi che si è, immagino, appena collegato. Noi ragazzi direi che siamo 47 minuti dopo arrivati alla fine. Dunque c'è Frank che mi stava dicendo: ciao grande amico mio, Pitt, a presto. Devo passare a spaccarti il baracchino dei test. Noi siamo consapevoli di chiamare l'assistenza della Magnetic Days perché senz'altro qualche rotellina ce la consumerai, ce la ucciderai con la tua potenza che hai nei pistoni, che sappiamo bene quali sono. Io mi ricorderò sempre. Ma tantissimi anni fa, andiamo indietro, ragazzi, non so, permettetemi questa piccola concessione di questo teatrino. Noi abbiamo una tradizione nelle nostre zone, che è veramente antichissima. Anche i nostri genitori andavano in bicicletta e il martedì e il giovedì, quando il traffico era decisamente molto inferiore a quello attuale, parlo di, che ne so, 20-25 anni fa.
Avevamo un'abitudine il martedì e il giovedì alle 18:30 di trovarci in una determinata zona di Carpi e fare 50 km full gas. È come se ti mettessi il numero sulla schiena. Abbiamo fatto addirittura anche degli anni dove avevamo un Vespino davanti che ci regolava un po' gli incroci che avevamo rigorosamente scelto per questo percorso, tutti destrosi, in modo tale che ci potessero essere meno interruzioni possibili. Era un giro veramente pazzesco. E ricorderò sempre che per tanto tempo, quando c'era la sparata di Frank Aldrovandi, vi giuro ragazzi che molte volte c'erano dei tratti dove si vedeva il 6 davanti. Veramente. Non è che ci stava un quarto d'ora, assolutamente. Però le trainate di Frank Aldrovandi sono veramente storiche. Benissimo, e con questa citazione prendiamo una domanda. Se è una domanda, appena rientrato dal lavoro, è Carlo Arcarisi che saluto di nuovo. Il tempo di cambiarmi e parto per la mia ora e mezza d'aria insieme alla mia bike. Ti faccio ovviamente un in bocca al lupo per la tua uscita, divertiti tantissimo, come lo stesso augurio, ragazzi, lo faccio a tutti quanti voi, spero che sia un fine settimana splendido, il tempo non ci ho guardato, ma spero che sia un tempo buono per questo fine settimana. Ma poi, insomma, diciamoci la verità: quando ci sono anche 25 gradi, vediamo che ci sono due nuvolette che minacciano un po'. Ma chi se ne frega? Andiamo fuori, magari prendiamoci con noi la mantellina, prendiamo con noi il portacellulare, perché così evitiamo di cacciarlo via. Insomma, tutti gli strumenti per poter uscire a prendere due gocce d'acqua ci sono e non ci devono assolutamente spaventare. Come diceva mio papà, diceva: ma guarda che se prendi due gocce non fai assolutamente la ruggine. E con questa testimonianza siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Ragazzi, in settimana ci vedremo sicuramente per discutere tanti argomenti che riguardano la nostra passione. Cercheremo sempre di essere attuali all'avanzamento della stagione. Speriamo che di settimana in settimana ci siano sempre più concessioni. Io non mi rimane altro che salutarvi. Mi raccomando, vi prego, non andate in macchina con la mascherina da soli, mi fa di un triste veramente pazzesco, e non capisco il perché tanti lo facciano. Ok, non mi avete detto, a dire la verità, se c'è una regola che deve prevedere l'utilizzo della mascherina da soli quando si è in macchina. È un quesito che per me è decisamente inquietante e vorrei avere una risposta se ce l'avete. A tal proposito, allora, di nuovo, buon fine settimana, ragazzi, divertitevi e mi raccomando, distanziamento è la cosa più importante, ma soprattutto sempre con la D, tanto divertimento. Ciao a tutti, congiunti sportivi, ciao!